I dirigenti dell'Aquila Rugby a Teramo al liceo scientifico per parlare di fair play e raccontare uno sport alternativo solo apparentemente violento, ma capace invece di aggregare molto più di altri. L'iniziativa si deve al Pantathlon Teramo e al Pantathlon L'Aquila. Riteniamo di mandare un messaggio ai giovani, soprattutto del rugby, perché noi abbiamo come motto principale il fair play e quindi il rugby ne rappresenta sicuramente l'aspetto più importante, il quinto tempo, il sesto tempo che c'è nel rugby. Mi auguro che possa essere un messaggio importante per loro, perché nella vita lo sport sicuramente ci aiuta a crescere e a crescere sani. Rugby che all'Aquila prova a riconquistare spazi e risultati a fatica. Pesa anche, ma questo riguarda tutto l'Abruzzo, la difficoltà di ottenere risorse pubbliche per gli impianti sportivi. Stiamo attraversando un periodo difficile, perché nello sport è sempre così, c'è un periodo di massima gloria e un periodo di bassa. Però stiamo ripartendo dai vecchi insegnamenti, cioè partiamo proprio dai giovani, perché il vivaio si costruisce nella scuola e il rugby, siccome è nato nella scuola, è giusto che venga riproposto nell'ambito scolastico. Vogliono gli impianti però pure. Questo sì. C'è molta disattenzione sia in campo nazionale che in campo regionale. Tra i presenti all'incontro con gli studenti del liceo Einstein di Teramo, il dottor Francesco Aloisio, dirigente e atleta, campione d'Italia nel 1967. Come ci si migliora attraverso lo sport e come si diventa cittadini di qualità attraverso lo sport e in modo particolare attraverso il rugby. Questo è il messaggio che noi vorremmo dare. Messaggio di fair play ai ragazzi, ai genitori, che messaggio vogliamo dare? Ai genitori vogliamo dare questo messaggio: non riversate le vostre frustrazioni di atleti mancati sui vostri figli, la prestazione non è l'elemento valorizzante lo sport, è l'attività sportiva formativa l'elemento fondamentale. Ve lo dice uno che tutte le volte che è entrato in campo per vincere, ma che con altrettanta coscienza sapeva che l'obiettivo vero era quello di uscire dal campo migliori di come quando si è entrati.